al punto Enel di Patti con Andrea Bianetti che si è cimentato nella preparazione dell'arancino siciliano. Sì. Com'è stato per un non siciliano preparare questo prodotto particolarmente impegnativo? Cioè, allora, sicuramente è stata una bellissima esperienza, a parte siete veramente un popolo calorosissimo, è stato molto divertente. Anche, mi sono accorto come anche il prodotto più che può sembrare più semplice, uno lo compra in qualsiasi negozio andando in giro, invece poi è complicatissimo, c'è un lavoro dietro di cucina non indifferente. Quindi è stato molto divertente e spero di averlo fatto decentemente nei limiti insomma, delle mie capacità ed è bello insomma, aver mischiato due regioni diverse imparando le usanze della Sicilia da buon romano. Com'è stato il pubblico e la giuria nel giudicare la tua performance gastronomica? Sicuramente hanno tenuto conto del fatto che io sia un attore e non un cuoco, però sono stati benevoli perché hanno dato insomma, un punteggio molto alto, ma penso sia più un discorso di pietà, non per altro. Io ho fatto una battuta, però ho visto appunto che hanno apprezzato sicuramente la preparazione di questo arancino siciliano che per noi diciamo è, come dire, il prodotto di punta. Come la matriciana per un romano, il prodotto di punta, diciamo. Te la cavi meglio con l'arancino o con la matriciana? A sto punto arrivato ti chiediamo. Secondo me adesso me la cavo meglio con l'arancino, che non è facile, neanche quell'altra, in realtà. Quindi forse, non lo so, devo vedere, magari un giorno le faccio tutte e due e giudicate voi. Un saluto per gli amici di Telepatti e Gioiosa Today, grazie che ci seguite, grazie per la vostra per essere sempre presenti.